Eccolo. Scrivetemi. Piccolo santuario di Nama, scrivetemi qualcosa che vi invito alla diretta. Ciao a tutti. Poi vi racconto pure cosa mi è successo. Sono senza luce in metà casa. Una cosa pazzesca. Infatti mi dovrò accampare qui in cucina. Ecco qua. Ok. Ecco qua. Attendiamo gli ospiti. Eccolo. Ciao. Ci vediamo e ci sentiamo? Sì, ci vediamo e ci sentiamo. Speriamo che regga la connessione perché, come mi dicevate prima, da voi non ce n'è tantissima, comunque proviamo. Ecco, allora, siamo in diretta con i gestori di questo santuario, appunto il piccolo santuario di Nama, dove ci sono degli animali salvati dal mattatoio. E adesso loro ci racconteranno la loro storia. Adesso si sta riattivando la connessione, speriamo di farcela, perché purtroppo in questo periodo qua chiaramente anche le connessioni sono... Ciao, lo so, niente, il piccolo santuario di Nama. Oh ragazzi, io ci provo, se non ci riusciamo, si continua, ci facciamo una chiacchierata tra di noi. Aspetta, fammi cercare su. Eccolo qua. Vediamo. Allora, Nama, innanzitutto, inizio a dire io qualcosina. È una mucca che vive con loro ed è lei che ha dato il nome al santuario. Mi hanno fatto vedere oggi, abbiamo fatto una telefonata su WhatsApp, mi hanno fatto vedere un po' i loro ospiti e che chiaramente, viste le temperature rigide di questo periodo, erano in stalla, perché abbiamo la fortuna pure che c'è un freddo allucinante. Io non so da voi, a Milano c'è un freddo assurdo e... Si sperava che arrivasse il caldo, perché dicono che questa roba qua che ci è piovuta in testa con le temperature meno rigide dovrebbe attenuarsi come tutte le influenze, ed invece fa freddo, è prevista pure neve per la settimana prossima. Vediamo adesso se questi ragazzi qua ce la fanno. Il piccolo santuario di Nama non può partecipare, maledizione. Adesso proviamo un secondo, altrimenti Paolo, subentri tu. Vai zitta nemmeno con le luci spente. Allora, facciamo un attimo che Paolo, se non riesco a sentire loro, invito te in diretta, così facciamo una diretta qui oggi e poi facciamo una diretta domani dal tuo profilo. Anche le persone che stanno seguendo, se nei prossimi giorni volessero fare una diretta in cui raccontano il perché della loro scelta, come fanno attivismo, se gli interessa fare attivismo, scrivetemi che la facciamo. Visto che non possiamo interagire fisicamente, interagiamo così. Si vede, ma... me mi vedete, vero? Ciao a tutti, anche tu Rosa, se avessi voglia di fare un... Alice, sarebbe il tuo desiderio? Guarda, io sto pensando, quando finisce sta roba qua, di vendere casa mia e trasferirmi nella stalla dove ci sono i piccoletti. Bene, allora, adesso, siccome i ragazzi del santuario di Nama hanno dei problemi di connessione, adesso ci riprovo, al limite trasmetti in diretta.
sono trasferiti altrove, connessione. Eccovi, no, stavo pensando, se la connessione li installa è un casino, piuttosto vi trasferite in casa e raccontate dove Bene. siete. Allora, In casa è stavo peggio. dicendo, quando nascete voi, quando è che è nato il vostro santuario? Noi siamo nati 4 anni fa, esattamente a marzo, quindi stiamo facendo il compleanno, via. 4 anni. Un compleanno strano. Sfigato, ma non Stranissimo. avevamo dubbi. E come mai l'avete? Da dove è nato il nome Santuario di Nama? Ma Nama è il nome di Nama, la mucca che Ecco. ha inventato Nadia e che è l'acronimo dei nostri nomi, Nadia e Massimo. E infatti Ecco. eccola. Amore? Ah, ho sbagliato parte. Eh? Nama! Nama? È molto impegnata a fare la pappa. Nama fa la diva. E Saluta lei quanti un po' anni tutti. ha? Raccontate un po' raccontate la storia. Allora, Nama era una vitellina che è nata piccola, nel senso proprio di misure, era piccolina, e di conseguenza è nata in primavera e mantenerla per poterla ingrassare e quindi metterla in produzione non valeva la pena. E quindi ci sono questi animali che hanno la sfortuna da una parte e la fortuna dall'altra, Dell'altro. nel caso di Nama, di nascere più piccolini rispetto agli altri. E tramite dei signori che conoscevano la nostra realtà, perché il santuario esisteva già da prima con pochi animali, e non si chiamava ancora il santuario di Nama, ovviamente, ci hanno informato di questa mucca e noi siamo andati a vederla, i proprietari erano ben disposti, anche perché poi era simpatica, era una vitellina di 2 mesi, però era grande come un vitello di un paio di giorni, quindi era proprio piccina piccina. E lui ha preferito darla a noi e fargli garantirgli una vita degna, che è mandarla al macello, perché sennò altrimenti sarebbe diventata vitello tonnato, presumibilmente. Allora, c'è qua una persona, Stefan Pendica, che tra l'altro è uno che mi segue, chiaramente è un contestatore, che dice che ognuno è libero di mangiare ciò che vuole. Voi cosa dite dalla vostra esperienza, dal momento che siete tutto il giorno a contatto con gli animali che normalmente vengono considerati carne? Beh, Bisognerebbe visitare i santuari innanzitutto, e, come abbiamo fatto tutti che abbiamo mangiato carne per anni, noi siamo anche abbastanza vecchiotti, quindi è stato tutto in ritardo. Sì. E quindi quello che serve tanto è venirli a conoscere di persona. E poi informarsi in rete, come è successo a noi, perché tutte le cose che succedono negli allevamenti intensivi, eccetera, se non lo vedi non lo sai e non ci puoi credere, no? E Esatto. quindi serve sia farsi male e vedere quelle cose, e poi venire ai santuari, noi siamo qua apposta per farli conoscere questi animali. E rendersi conto, quando li conosci, non li mangi più, Esatto. assolutamente. Anche Comunque, perché per è un'imposizione rispondere a nostra questo nei signore. confronti degli animali, fargli fare determinate fini e determinate, cioè, innanzitutto non lo scelgono loro e quello che rispondono è che neanche la gazzella, no, sceglie di essere mangiata dal leone, ma il leone è fatto per mangiarsi la gazzella e la gazzella ha la possibilità di scappare, è una cosa completamente differente, questa contestazione che ci fanno queste persone. Sì, ma la contestazione di alcuni che difendono una dieta, qui non si parla di una dieta perché è una cosa, siamo nel 2020, allora si può pensare al passato, tutta l'evoluzione della nostra specie che ha dovuto adattarsi per la Certo. sopravvivenza, quindi a mangiare anche gli animali, ma qui è una storia antica della nostra specie.
Oggi siamo nel 2020, non mangiare gli animali non significa dieta, significa empatia, significa rispetto per gli animali. Chi dice io amo gli animali, rispetto tutti gli animali, e non può poi mangiarsi la bistecca, perché non ha senso, altrimenti lì subentra poi un fattore specista che ci porta, come siamo stati tutti prima di fare il grande salto, a fare la differenza tra quello che è un pollo, una capra e un cane e un gatto. Questo è allora, è perché si arriva a fare questo salto solo esclusivamente, come diceva Nadia prima, tramite la conoscenza. Perché nella nostra cultura, nella nostra informazione, noi vediamo solo esclusivamente gli animali da reddito in una condizione di vita data esclusivamente da quello che gli viene proposto in un allevamento. Quindi noi da bambini cresciamo vedendo gli animali chiusi, segregati, e quindi diventa una normalità. Cioè non possiamo andare oltre, perché ancora la nostra scuola, quello che dici te, sarebbe già, la gente non ha, in realtà la gente non ha nemmeno idea della vita che fanno questi animali. Cioè la gente, certo, della città, soprattutto la gente che vive in città, e io vivo a Milano, la maggioranza delle persone si limita a vedere quello che trasmettono le pubblicità, che chiaramente nella pubblicità ti fanno vedere i pascoli, non ti fanno vedere le reali condizioni di allevamento, non ti fanno vedere come vengono uccisi, eccetera, eccetera. Quindi le persone, i più grandi consumatori di carne, non hanno nemmeno la minima idea della vita assurda che fanno gli animali, che vengono considerati animali da reddito. E ti dico un'altra cosa, anche vederli in quelle condizioni, a tanti suscita pena, dice no, ma non è possibile che possano vivere così, ma non è giusto, eccetera. Però poi al supermercato, quando sono impacchettati dentro il pacchettino, non fanno la connessione, non vedono quell'animale che hanno visto nell'allevamento, perché quello è solamente un pezzo di carne che serve per, esatto, mangiare, no? La carne, dobbiamo cucinarci. La carne finita, la bistecca, cioè non ricorda, allora alla fine l'hamburger, facciamo l'hamburger di carne, è fatto esattamente come l'hamburger vegetale, quindi la forma in sé non ti ricorda niente, è completamente decontestualizzato, e quindi anche quello non aiuta le persone a fare il passo avanti. No. Vediamo altri vostri ospiti. Allora. Beh, intanto qui abbiamo gli inseparabili, si può girare la telecamera? Sì, aspetta. Sì, okay. Al santuario ci sono 9 cani e 12 gatti anche. Questa è Pastora. Giulia Sofia, che sta, eccola qua. Che ciao bella. Giulia. E poi qui siamo in stalla, quindi ce n'è una parte. Ma ti presento Merlina. Merlina è una capretta che presumibilmente si è dispersa da un gregge o è fuggita da qualche posto, non lo sappiamo con esattezza perché ce l'hanno portata qui ormai 3 anni fa, incaprettata nel vero senso della parola, perché hanno dovuto catturarla. Lei era nelle Langhe, e tu sai benissimo dove sono le Langhe, dove si fa il vino buono ovviamente, e l'hanno dovuta proprio catturare. Lei si andava a riparare in un ricovero per gli attrezzi in una collina in inverno, quindi era... Ci sei? Sì, ti ho perso per... Sì, ci sono, è scomparso un attimo, si è sentito un pezzettino, hai detto che si andava a riparare in una casetta per gli attrezzi. Esatto, e allora questi ragazzi sono riusciti a bloccarla lì dentro e l'hanno catturata. Quindi ce l'hanno portata proprio incaprettata, ha fatto, ti giuro, ci ha fatto proprio pena perché era terrorizzata, però è stato il viaggio della sua salvezza. E quando è arrivata qui quando l'abbiamo liberata, sembrava che facesse il bungee jumping, no? Dentro la stalla, perché saltava dappertutto, era spaventatissima. Comunque nell'arco di 2 ore ha mangiato la prima fettina di mela dalle mani di Nadia, e di lì è diventata come un cagnolino, perché poi lei
Lei, vedi, non so se si vede, vedi questi recinti, no? Che questa è Sì. la nostra sala, si vedono, no? Non sono molto alti, ma sono alti abbastanza per le capre e le pecore normali. A lei non gliene frega assolutamente niente. C'è una persona fazzi fa che sta scrivendo che io e Barbara orgogliosi di essere vostri volontari, quindi è un messaggio per voi. Allora, Fazzi Fa, che si chiama Luca, e Ecco. Barbara e tutti gli altri, per fortuna noi abbiamo una grande fortuna qui, che in questo santuario abbiamo una famiglia allargata, che è composta da tanti animali, e qui ci sono i cuccioli, il reparto cuccioli, ma è Amori. composta anche da tanti amici. Che io aberro un po' il termine volontario perché sembra una cosa un po' così, benché abbia un significato importante, però in realtà abbiamo una famiglia grande e ci sono per fortuna tante persone che vengono a vivere, diciamo proprio, vengono a vivere qua con noi durante la sistemazione del. Guarda che faccia, chi è? Chi è? Madonna che faccia, chi è? Terry? Sente Terry? C'era una faccia che si è avvicinata tantissimo alla telecamera, perché Eccola io qua. la... Eccola Ecco, chi è? qua. Questa è Margot? Questa è Margot. Qua abbiamo il reparto geriatrico, vedi? Questo è il reparto Amore. geriatrico. Questa è quella pecora Faccio che... girare. Aspetta, ecco, esatto. Nadia entra così. Le vedi. Comunque i nostri ragazzi sono fantastici. Abbiamo i fratelli Trapanotto, abbiamo la mamma stessa di Luca, il papà della Barbara. Abbiamo tanta gente, abbiamo gente che arriva dalla provincia di Torino, quindi si sparano, tu pensa, 115 km per venire da noi. E ogni 15 giorni Voi sono qui dove ad siete? aiutarci. Voi dove siete? Noi siamo a Villa Falletto in provincia di Cuneo. Ok, che peraltro devo venire anch'io da mesi, adesso chiaramente non posso venire perché sappiamo le Da condizioni in cui mesi, siamo è un posti. anno che devi venire. Lo so, e beh, un anno sono 12 mesi, dai, Fai su via. piedi. Senti, Allora, ma come ti sta? quanti animali avete? Una cinquantina, anzi 50, no, una cinquantina, Ok. 50. Questa qui è Vittoria. Vittoria. E lei è solo più pelle e ossa perché è proprio vecchia, stanca ed è una creatura meravigliosa. Lei si prende un sacco di coccole, mangia e dorme, come tutti gli anziani. Quanti anni hanno queste anziane? Allora, no, ha 15 anni, Margot. Cavolo. Pensiamo che ne abbia dai 12 ai 14, non sappiamo bene, però anche lei è molto vecchia. E Nebbia invece ne ha 7-8, però lei praticamente è ipovedente. Lei non ci vede. Guarda, eh. Quindi dovete metterla in condizioni sicuramente di sicurezza perché non si faccia male, ovviamente, vedendo poco, immagino. Aspetta che la connessione adesso, quando... Ok, ci siamo di nuovo. Ci sei? Sì, io ci sono. Ah, ok. Sì, comunque il reparto geriatrico va accudito in modo particolare perché sono veramente molto indifese rispetto alle altre. Quindi noi abbiamo un campetto apposta proprio per loro, anche perché quando ci sono tanti animali insieme, risulta difficile vedere chi riesce ad approvvigionarsi di cibo in modo Certo, sì. sufficiente, perché se no sai che la natura non guarda in faccia a nessuno, quindi chi è No. più grosso mangia.
Ecco, e che più veloce. Quindi loro hanno anche delle difficoltà di masticazione, gli diamo un fieno apposito che è più morbido per loro. Eccola qua, la regina. The Queen. Nama. Ama. Nama. Nama. Ama. Se ne sbatte Nama lei. mangia sempre. Alla fine lo Mangia capiscono. sempre. Mangiano se i bovini mangiano sempre, mangiano, poi ruminano, poi Dai, sforzano e vieni a mangiano, salutare, poi brava, brava. ruminano, poi mangiano, poi ruminano, Saluta ma Alessandra. ciao! Abbiamo anche Preistus che senza una zampina. Sì, poi adesso ti facciamo vedere anche le handicap, che per fortuna non ci manca Ecco. niente. Quindi adesso andiamo nel reparto dove ci sono gli animali con handicap fisici, giusto? Esatto. Preistus? Lei è Precious, a cui non so. Si è visto? Aspetta, Sei no, non si Alessandra? vede, rifai vedere, gli manca una parte, se si può, Della se no zampa? ci... Sì, della zampa anteriore Non destra. è un problema vederlo, ce l'avete raccontato, va bene così, non c'è nessun problema, ci mancherebbe. È caduta nella Ma stalla. ci volete raccontare una storia particolare di qualcuno di questi animali? La storia che vi ha commosso di più, insomma, una storia particolare tra di loro? Allora, ti spieghiamo questa famiglia, allora, che è una famiglia multispecie. Vedi quella capra? Bianca e Sì, marrone? Amara. Si Sì. chiama Amara lei. Lei, non ti racconto Amara. bene da dove arriva Amara. Non ti racconto tutta la storia perché sennò Vabbè. diventa lunga. Però lei ha fatto da mamma a Che è una pecora. una pecora. Quando sono arrivate qui al santuario, Amara, che è una capra da latte importante, no? Che è proprio una grande produttrice di latte, aveva ancora le mammelle gonfie e ad Amara e l'ha presa come mamma e Amara l'ha accettata come figlia, scusami. Quindi una capra Ecco. che ha fatto da mamma ad una pecora. Poi ti mando le foto di quando allattava, perché era una cosa commovente. E ha fatto da mamma anche a Supi Supi, che è la nostra falsa invalida. Vedi com'è lei? Sì, Lei sì. ha le zampe all'anteriore sinistro ripiegato, perché ha sofferto dalla nascita di artrogrifosi, nel senso che aveva una zampa con i tendini tirati, che se fosse stata operata subito nei primi 15 giorni di vita sarebbe andata bene. Purtroppo non l'hanno fatto e di conseguenza quell'arto che ha adesso è come se fosse morto, non si può più fare assolutamente nulla. E lei è proprio Però una falsa invalida per me. riesce a camminare, riesce a spostarsi abbastanza tranquillamente. Sì, diciamo che in stalla sta benissimo, al campo sta benissimo perché è su terra morbida e quindi è un ambiente protetto, quindi non deve fare fughe, non deve fare assolutamente nulla. L'unico punto in cui non va bene è il tragitto dalla stalla al campo e viceversa. Allora lì tutte le mattine il suo papà, che sono io,
La prende in braccio, la prende in braccio, la porta al campo e poi al rientro la stessa identica cosa. Lei ce la fa pure, però c'è il rischio che si graffi le zampe. Certo, certo, certo. E allora la prendiamo in braccio e via. Okay. E questa è la nostra stalla. Sai, è quando ti dicevamo... È un prolungamento della casa, perché noi qua ci mangiamo. Guarda sì, un po' infatti, chi c'è oggi qua. Quando ci siamo sentiti su WhatsApp, che ho visto, voi mi avete visto con la maschera in fascia, io ho visto la stalla. Ho detto, ma è bellissima, è bellissima. Ma guarda, c'è un tacchino lì, amore. È Gemma, la tacchina. Beh, Gemma. Come si chiama? Gemma. Amore. Gemma. E lei? E lei? Guarda, lei è arrivata. Sì. Naturali, sono delle selezioni folli. Pensa che il suo compagno, suo marito, diciamo Dante, è arrivato nell'arco di sì? neanche un anno a pesare 18 chili. Sì, no, ma sono Pesava allucinanti. Sì, pesava 18 chili e il problema è che questa crescita assurda del corpo non è paragonato a quello che è la crescita dell'apparato cardiocircolatorio e respiratorio. Quindi un cuore piccolo e dei polmoni piccoli non possono supportare un'immensità di corpo da 18 chili. Quindi il corso è morto di stentico. Non ce l'ha più fatta, ho capito. No, ma ricordiamo anche che questo cos'è che succede? Perché c'è questa discrepanza tra apparato cardiocircolatorio e crescita fisica? Perché sono animali selezionati di generazione in generazione per diventare grandi, tanto grandi, sempre più grandi, in pochissimo tempo. È come se fossero Esatto. creati in laboratorio. Vengono creati Esatto. bruciandoli, perché sono animali che di base non devono vivere, sono animali che devono sopravvivere per pochissimo tempo, fino al momento della macellazione. Lo stesso il discorso è per quello che riguarda i polli broiler. Voi avete dei polli lì per caso anche? Aspettate che adesso la connessione, purtroppo lì in stalla dove sono loro non c'è una grandissima connessione e adesso vediamo se la perdiamo, li recuperiamo, poi gli diciamo di mettersi magari fermi in un punto così si sente meglio e possono parlare appunto dei loro ospiti e di quello che succede in realtà poi negli allevamenti da dove questi animali sono comunque stati salvati. Fermatevi in un punto, state fermi in un punto dove eravate all'inizio che ci avete presentato Nama, che lì si sentiva bene, o anche dove c'erano dove c'erano quella famiglia composta da capre, pecore, tutte assieme. Adesso appena li recuperiamo, ricordiamo che siamo con Massimo e Nadia del santuario di Nama, che si trova in Piemonte, che ci hanno raccontato le storie dei loro ospiti e che loro accudiscono da 4 anni. Allora, vediamo, vediamo, vediamo. Ci siete? Aspetta che fermatevi in un punto, sto cercando. Ok. Adesso sento la Eccoli. voce, sei di nuovo. Adesso ecco, fermi lì, ecco, fatevi vedere. Sono uscito perché mi vedi? Ecco, sì, ti vedo, ti vedo.
Siamo all'esterno perché adesso installa, non prende più nulla. No, va bene, chiacchieriamo pure all'esterno, poi al limite magari facciamo un altro giro, ma tanto i vostri piccoli sono già stati visti. E voi com'è che fate a sopravvivere con le spese? Guarda, in questo momento per noi è una tragedia infinita, perché già come tutti questi rifugi si è perennemente in difficoltà. Ma pensa che io sono alla quarta settimana di fermo, di stop lavorativo. Capisco, non posso anch'io, più. Anch'io non lavoro da 4 settimane. Esatto, e sai che se non si lavora non si porta a casa lo stipendio. Certo. Per fortuna Nadia continua a lavorare, Nadia fa l'operatrice sociosanitaria, di conseguenza è una delle tante che va a rischiare il proprio per aiutare chi sta in difficoltà maggiormente. E facciamo i complimenti almeno a Nadia, perché voglio dire, oltre a farsi il mazzo e dedicare la vita agli animali che sono tutti in difficoltà, lo fa anche per le persone. Quindi questo, esatto, dimostra che non è che i vegani se ne fregano delle persone, no, in tanti casi, in alcuni casi magari no, ma in tanti altri casi i vegani sono delle persone che hanno abbattuto la barriera nei confronti delle altre specie, e quindi come aiutano le persone, così aiutano anche gli animali non umani. Esatto, per noi l'umanità non ha specie, questo è un posto che è antispecista, ma è anche antirazzista. Cioè, qui sono accolti tutti nello stesso identico modo, perché non ci si può definire antispecisti e poi però le persone diverse non vanno bene, perché non ha proprio senso di essere, va fuori da una logica umana che noi manteniamo da sempre, perché prima di fare questo noi abbiamo sempre dato aiuto a tutto e a tutti, nel nostro piccolo ovviamente, però è una costante. Se viene a mancare quella, se ci si schiera dietro una forma di attivismo animalista e non si guarda più in faccia al resto del mondo, viene a mancare una base, ed è una base importante, una base proprio di umanità che noi cerchiamo di mantenere sempre e comunque a prescindere dalle difficoltà. Quindi ecco, questo hai tirato fuori un argomento importantissimo che ci tengo anch'io sempre a sottolineare. Fondamentale, cioè, fondamentale. Secondo me uno diventa, allora, se uno diventa vegano per etica lo fa perché dovrebbe essere antispecista, e di conseguenza nel discorso dell'antispecismo non ci può stare lo scagliarsi contro delle persone che hanno abitudini culturali differenti, eccetera, eccetera. Tipo io a volte leggo, allora anche a me fa male vedere quello che succede in Cina a determinati animali, ma mi fa male esattamente quando vedo quello che succede in Italia agli animali da reddito. Quindi dovremmo cercare veramente di abbattere ogni tipo di barriera, perché ricordiamo per esempio che gli attivisti cinesi che si sdraiano sotto i camion di cani per non farli partire, cioè lì ti ammazzano, eppure c'è gente che lo fa. E quindi tutto il mondo è paese, veramente. Sì, poi comunque tanto onore a chi nei paesi che hanno una forma democratica non proprio definita come la nostra, tanto di cappello. Perché qui noi siamo abituati a fare manifestazioni, ad andare in giro, a dire quello che vogliamo. Noi abbiamo questa possibilità. In molti paesi questo non è consentito. E lo vediamo, perché non è che la nostra democrazia, che poi noi critichiamo sempre il nostro paese, però c'è ancora la possibilità di dire e fare qualcosa. In tante parti del mondo questo non è possibile, figurati, non è possibile per i diritti umani, figurati un po' per quelli animali.
Quindi poi la cultura di un paese dove si mangiano insetti, pipistrelli o serpenti, che alla maggior parte di noi è un'aberrazione, fa uno schifo indicibile, ma è un'appartenenza culturale. E allora quello è come per noi il bollito, no? Lo chiamiamo bollito tanto per cambiare i nomi ai pezzi degli animali morti, e quindi li definiamo dei piatti di cultura, no? Va benissimo. In Cina ci sarà il pipistrello arrosto che in una determinata provincia ha delle origini antichissime ed è un piatto tipico, come l'agnella Pasqua per noi. Non sì, cambia infatti, assolutamente niente. Ieri qualcuno ha condiviso su Facebook questo video in cui c'era questo asiatico che sta, era lì col coltello e la forchetta e c'era nel piatto un pipistrello morto e lo tagliava. Commenti assurdi. Però alla fine noi mangiamo il musetto di maiale, cioè non c'è differenza, la testa d'agnello, non, cioè cambia la forma e lì ci sono animali che noi non siamo abituati a mangiare. Ma io mi ricordo qualche anno fa eravamo andati in Paolo Sarpi a Milano per la faccenda dello Yulin Festival e dei cinesi hanno detto che, per esempio, per loro, adesso mi sembra che parlassero del cavallo anche loro, per loro è assurdo mangiare il cavallo, per esempio. Certo. E qui comunque si mangia ancora. Bisognerebbe cercare, se uno è antispecista, veramente di arrivare a un punto comune per allargare il punto comune più che dividersi sempre di più guardando i punti su cui non siamo d'accordo. Esatto. E poi comunque sia, la cultura deriva anche da un fattore economico, no? Noi ci siamo evoluti in un determinato modo, però abbiamo un paese che sostanzialmente ha abbandonato determinati piatti, mettiamola così, sì, dando spazio all'empatia che noi abbiamo creato con determinati animali, ma non dimentichiamoci che fino a 50 anni fa, e dico 50 anni per esagerare, ma in realtà dalle nostre parti e soprattutto nel Veneto sono ancora usanze di mangiarsi i gatti, che è aberrante, no? Però io ho conosciuto di persona, questo 25 anni fa, un signore che era tutto orgoglioso di avere qualcosa come 50 gatti nel freezer, perché il gatto è buonissimo, buonissimo, meglio del coniglio, mi diceva, no, questo signore. Quindi noi non è che arriviamo proprio da una cultura che, mamma mia, mangiamo solo quelli cattivi. Esatto, esatto, esatto. Ma senti, prima, poi siamo andati su questo discorso, ti stavo chiedendo come fate a mantenervi, ecco, che è una cosa importante che sappiano le persone che stanno seguendo, che magari qualcuno vi può anche dare una mano. Allora, intanto, grazie a lei, l'eroe di questi tempi, no, prima abbiamo parlato del tuo lavoro fuori, e l'unica fonte di sostentamento che abbiamo in questo momento è il suo purtroppo misero stipendio, perché sai chi lavora in sanità non è che si arricchisce. Poi noi siamo un po' nella cacca, lo diciamo, perché tutto quello che è un provento economico per un santuario, un rifugio, e non ci siamo solo noi, ci sono tutti i nostri amici dei santuari di tutta Italia che vivono la stessa identica situazione. Il santuario dove prende del denaro per poter andare avanti? Lo prende dai privati, dalle persone che appoggiano una determinata ideologia e un determinato progetto. Noi non facciamo altro che presentare questo progetto e poi fortunatamente c'è chi ci appoggia sostanzialmente con delle donazioni. In primavera nella bella stagione principalmente, tutta l'Italia dei rifugi organizza eventi, perché gli eventi portano due cose. Primo, a far toccare con mano, e si ritorna al punto di partenza, queste realtà ai più, alle persone normali che magari non hanno ancora fatto la scelta vegana, ma non solo per quello, che non hanno proprio la conoscenza di questi animali,
non ce l'hanno solo per quello, come dicevi tu, della pubblicità del latte, del formaggio, della carne, della bistecca. Tutti questi animali felici di farsi ammazzare da noi. Quindi noi facciamo questi eventi, la gente viene qua ed è bellissimo perché c'è realmente tanta gente che per noi sembra impossibile, ma che non ha mai visto da vicino una capra. O non ha mai toccato una pecora. O non ha mai sfiorato una mucca. Io, quando sono diventata vegana, quasi 8 anni fa, ormai 8 anni fa circa, io non avevo mai visto di persone maiali. Li ho visti in un rifugio, sono rimasta sconvolta delle dimensioni. E io non l'avevo mai visto i maiali, per esempio. Certo. Pensavo che fossero molto più piccoli e non avevo idea. Quindi stavo dicendo che non avevo toccato con gli animali. Noi abbiamo avuto la fortuna di adottare